Salve ragazzi, buon venerdì e bentornati a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che di settimana in settimana vi tiene informati sulle più importanti novità del mondo dei videogame. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Blue Streak, il misterioso titolo sviluppato da Cliff Bleszinski e dal suo nuovo team Bosky Production. Il talentuoso game designer, noto per aver creato la saga di Gears of War, ha svelato il progetto ufficialmente qualche giorno fa, confermando anche di aver stretto una partnership con il publisher coreano Nexon per quanto riguarda la distribuzione. Il titolo sarà un free-to-play a tinte fantascientifiche, ambientato nel sud-ovest degli Stati Uniti, e la Software House sta considerando in futuro l'adozione di un sistema di finanziamento simile a quello utilizzato da Star Citizen, escludendo però del tutto l'apertura di una campagna Kickstarter. Lo sviluppatore ha inoltre confermato che la prima modalità ad essere inclusa nel progetto vedrà scontrarsi due gruppi composti da 5 persone ciascuno e che gli utenti potranno provare il titolo molto presto, lasciando presagire l'arrivo di una versione alfa o ad accesso anticipato. Infine, Bleszinski ha confermato che fisserà il suo stipendio ad $1 l'anno, almeno fino a quando la compagnia non inizierà a generare profitti. Rimanendo in ambito fantascientifico, è di qualche giorno fa la notizia secondo cui sarebbe prevista l'uscita di una versione Xbox 360 dell'attesissima Halo Master Chief Collection. Amazon.com infatti aveva inserito in catalogo una cover del gioco su Xbox 360, facendo presagire all'annuncio imminente di un porting per console old gen. Sembra tuttavia che si sia trattato solamente di un errore del colosso dell'e-commerce, in quanto Frank O'Connor di 343 Industries ha riconfermato che il titolo uscirà esclusivamente su Xbox One il 14 novembre. Lo sviluppatore ha infine ribadito che il futuro Halo 5 Guardians utilizzerà un motore grafico differente ed ovviamente molto più performante rispetto a quello impiegato per la Collection. Assassin's Creed Unity è il primo capitolo del franchise Ubisoft ad uscire esclusivamente su PC e su console next gen. A detta della casa francese, però, il titolo aprirà quello che si può definire a tutti gli effetti un nuovo ciclo narrativo, abbandonando quindi il setting basato sulle storie di Desmond Miles ed abbracciando finalmente un nuovo protagonista contemporaneo. La Software House ha rivelato inoltre che Unity sarà il gioco perfetto tramite il quale approcciarsi al franchise per la prima volta. Insomma, una vera e propria nuova alba dopo lo storico primo capitolo uscito nel lontano 2007. Pur non essendo mai stato confermato ufficialmente, i rumor su un ipotetico Dishonored 2 circolano in rete già da diversi mesi, lasciandoci credere e sperare che un nuovo capitolo dell'eccezionale stealth game firmato Arkane Studio sia effettivamente in sviluppo. Le ultime indiscrezioni trapelate sul web in queste ore rivelano che la protagonista del titolo dovrebbe essere Emily Caldwin, la figlia dell'imperatrice che abbiamo già visto nel primo episodio. Sembra che la nuova protagonista potrà esplorare inedite ambientazioni dell'universo di gioco, che ricordiamo essere composto da 4 isole principali. Il titolo dovrebbe uscire su PC, PS4 e Xbox One, ma al momento non vi è nessuna indicazione per quanto riguarda una pur ipotetica data di uscita. In attesa di annunci ufficiali da Bethesda, vi consigliamo quindi di considerare queste indiscrezioni come semplici voci di corridoio. Jamie Brayshaw, il community manager di Evolution Studio, rispondendo alle domande di un utente su Twitter, ha confermato che la serie MotorStorm potrebbe in futuro tornare su PlayStation 4. Al momento la compagnia è molto impegnata nello sviluppo di Drive Club, l'atteso racing game che uscirà in esclusiva sulla console next gen di Sony ad ottobre, ma un ritorno della saga automobilistica tanto apprezzata su PlayStation 3 non è sicuramente da escludersi. Ed anche l'edizione di oggi si conclude con le nostre consuete top e flop news. La top news di questa settimana riguarda Gearbox. La Software House ha rivelato di recente Battleborn, il suo nuovo sparatutto cooperativo destinato esclusivamente a PC, Xbox One e PlayStation 4. Il titolo uscirà nel corso dell'anno fiscale 2016. I giocatori saranno impegnati ad impersonare moltissimi personaggi appartenenti alla razza degli eroi, che lottano insieme al fine di debellare un nemico inarrestabile che minaccia di eliminare l'ultima stella in un universo morente. Gli utenti avranno la possibilità di provare l'esperienza narrativa della campagna co-op, oppure affrontarsi all'ultimo sangue in battaglie competitive, un prodotto sicuramente da tenere d'occhio anche per il particolarissimo stile grafico, che segna inoltre il debutto dei creatori di Borderlands nella nuova generazione di console.
Il flop di questa settimana spetta invece a Microsoft. La casa di Redmond, infatti, qualche tempo prima dell'uscita di Xbox One, aveva annunciato che in futuro gli sviluppatori avrebbero potuto utilizzare qualsiasi tipo di console, e dunque anche quelle destinate regolarmente al commercio, come developer hardware, in modo tale da ammortizzare le spese eccessive che le software house devono sostenere per l'acquisto delle unità destinate soltanto allo sviluppo. Nel corso del develop tenutosi nel Regno Unito, però, un esponente della compagnia ha affermato che attualmente non ci sono piani per l'implementazione di questa caratteristica, pur confessando di non sapere precisamente il perché. Comunque sia, la risposta di Microsoft non si è fatta attendere. La compagnia americana ha infatti comunicato ufficialmente che i commenti del suo impiegato sono stati a tutti gli effetti inaccurati e che ulteriori dettagli in merito alla questione saranno svelati in seguito. In ogni caso, si tratta di un po' troppa confusione mediatica. Con questa notizia si conclude l'edizione di oggi di Video Game News. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buon fine settimana e con il nostro TG videoludico ci vediamo come sempre martedì prossimo. Ciao a tutti!